Fare informazione sui disturbi mentali, sul disagio che possono vivere i figli di genitori che ne soffrono e sui percorsi possibili per prendersi carico della propria sofferenza fin dai primi sintomi è fondamentale. Spesso si cerca aiuto quando i sintomi sono ormai già molto gravi, mentre agendo preventivamente si può evitare il degenerare della sofferenza e la cronicizzazione dei disturbi. In questo, i figli di genitori con disturbi psichici possono essere avvantaggiati proprio in virtù della loro storia familiare. L'aver avuto una madre o un padre che hanno avuto difficoltà a comprendere e gestire la propria salute mentale potrebbe spingere invece i loro figli a essere molto più attenti ai segnali del proprio malessere fin dall'inizio e più consapevoli dell'impatto che ha sugli altri il non prendersi la responsabilità, uso questa parola non a caso, della propria salute mentale. Se adeguatamente informati, saranno con molta probabilità più pronti a cercare per tempo un aiuto professionale, per il bene proprio e delle persone che amano. Sapranno che non dovranno necessariamente accontentarsi del primo professionista che troveranno sulla loro strada, ma che avranno facoltà di scegliere cosa è meglio per sé e che non è mai troppo tardi per iniziare a lavorare al proprio benessere, riscoprire le proprie potenzialità e migliorare la propria qualità di vita. Bene, questo è un breve estratto dall'introduzione di un libro che è appena uscito con l'editoria sociale, che è un servizio del Centro Servizi Volontariato della provincia di Terni, in Umbria. E si intitola Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va. Ed è pensato come una mini guida alla sopravvivenza per chi ha un genitore con un disturbo psichico. Come leggerete, insomma, nel libro, ovviamente non ha pretese di risoluzione di una problematica complessa, multistratificata e che mette in gioco diverse questioni, diversi fattori e diversi attori che entrano a far parte poi, no, della risoluzione del problema, ma vuole essere però un primo segnale, una prima pietra lanciata per smuovere un po' le acque e per iniziare ad affrontare una tematica che è tabù, che però non parlarne ha dimostrato non essere la soluzione, nel senso che continuiamo magari ad aver paura di affrontare questa cosa e non affrontarla fa esplodere il problema e quando poi esplode diventa più difficile poi controllarlo, gestirlo e rientrare a una situazione di benessere. In tanti mi avete chiesto come fare ad avere il libro. Trattandosi di una pubblicazione con editoria sociale, ovviamente non è disponibile né in libreria né su Amazon, ma è possibile scrivere a info@comip-italia.org, che è il sito dell'associazione Comip, e chiedere di poterlo avere a fronte di una donazione. Vi verranno date tutte le istruzioni per fare la donazione all'associazione e riceverete poi il libro a casa. Ovviamente sarà disponibile anche ai nostri eventi, quindi sempre a fronte di una donazione libera, che ci consentirà di stampare ulteriori copie, perché noi ne abbiamo ricevute 100 iniziali e il resto ci autofinanzieremo e grazie al vostro aiuto. Questa è una cosa molto bella perché significa partecipare collettivamente a un progetto condiviso, per cui se vi piace quello che facciamo, se volete sostenerci, volete aiutarci a far arrivare questo libro a più persone possibile, sapete come fare, quindi ci contattate, fate una donazione libera e in questo modo partecipiamo a questo bel progetto. E la stessa cosa riguarda per l'organizzazione di presentazioni del libro. Ovviamente noi siamo un'associazione piccolina, quindi facciamo quello che possiamo, ma quello che fate voi insieme a noi è preziosissimo, per cui se vi piace l'idea, se volete presentare il libro nella vostra città, aiutateci a trovare una biblioteca, un'associazione, un circolo, un comune che ci possa ospitare e ci consenta di sensibilizzare ancora di più su un problema di cui non si parla mai abbastanza. Quindi vi aspettiamo. Grazie a tutti.